Buonasera, ci facciamo un pochino di compagnia e nel frattempo vi preparo dei paccheri gratinati al salmone. Salmone e zucchine. Abbiamo qua i nostri bei paccheri grandi, mi raccomando, il tipo di pasta adatta da fare gratinata che abbiamo già preventivamente cotto in acqua salata e lasciati belli al dente. Due burratine, polpa di pomodoro. Abbiamo preparato anche della salsa besciamella. Prezzemolo basilico e ovviamente il salmone. Ma in questo caso useremo del salmone fresco, non del salmone affumicato. Eccolo qua. Abbiamo qui del salmone fresco. Ciao Pascal, buonasera a te. Bene, apriamo la nostra padella, prepariamo il soffrittino e così possiamo andare avanti con la nostra ricetta. Benissimo. Quindi mettiamo un pochino d'olio in padella, sufficiente alla preparazione che dobbiamo preparare. Ci mettiamo l'aglio, mettiamo il cuore di pesce, aglio, alice, queste sono le basi. Un pochino di peperoncino se vi piace. Ecco qua. Un pochettino di cipolla. Sufficiente alla nostra preparazione. Appena un pochino di peperoncino. Mettiamo due acciughine, vediamo un po' più di sapore, appena appena, e facciamo soffriggere. Qui abbiamo le nostre zucchine e andiamo a tagliare e le salteremo in padella. Il nostro soffrittino. Il salmone e zucchine è un binomio vincente. Prenderete i vostri ospiti, può essere una preparazione per le prossime festività. Potete prepararvi prima, suggerirvi e al momento opportuno. Prelevate dal surgelatore qualche ora prima, così li dovete soltanto infornare e in questo modo potete fare compagnia ai vostri ospiti. Facciamo rosolare del benino. Prendiamo la cucchiarellina simpatica. Adesso andiamo a tagliare il nostro salmone. Prendiamo la pelle, le vische, attenzione mi raccomando. Attenzione soprattutto alle vische, è importante. Comunque il salmone ha la vista centrale, è molto semplice da pulire.
poco, vediamo un po' se inizia, vai, attenzione, tanto lo lavoro per tirarlo. Il nostro salmone a pezzettini. È un piatto che si prepara anche abbastanza velocemente. Una volta che avete cotto la pasta, avete superato la besciamella, non ci vuole molto, i tempi di cottura sono abbastanza brevi. Uscite per vedere la pelle, se no non si può vedere. Dobbiamo tagliare anche il semitetto alle vispe. Questo salmone è un burro, è tenerissimo. Non è una cottura molto breve, mi raccomando, Allora, vediamo un po' chi ci parla. Prendo i miei occhiali, che sennò non ci vedo. Ciao Guglietta, ciao Orazio, grazie. Ciao Spartaco, grazie anche a te, sei gentile. Rosolare le zucchine e adesso possiamo mettere il salmone. Ecco fatto. Benissimo. Andiamo a rosolare qua, mettiamo un pochino di sale. Questo può essere un piatto per le prossime festività. Ciao, ecco qui, ci siamo, eh? Un altro punto sta già scaldando, non ci faccio vedere, ci vuole proprio poco tempo. Ecco qui, e poi mettiamo un pochino di vino e spugniamo con un po' di vino appena appena. Ecco, un po' perché se no prendo poco tutto. Ecco, come ha sfumato il vino ci mettiamo il pomodoro. Siamo quasi pronti del pomodoro. Allora mettete un pochino di salmone con la cucchiarella. Io, come ho detto, non sono niente, odio cucinare, e poi è possibile veramente. Ciao Nadia, ciao, ciao Domenico, grazie Camilla, sei molto gentile. Ecco qua, benissimo, siamo quasi pronti per mettere il pomodoro. Eccolo, mettiamo i pomodorini. Allora, cosa succede? Mettiamo il pomodoro e un po' di besciamella e così la salsa diventa rosa. E poi aggiungeremo il tocco finale, che sono le nostre burrate. Un po' di formaggio sopra. Facciamo un bel pezzettino. Ecco.
Nel frattempo che questo cuoce, bisogna di poca cottura. Grazie, molto gentile, mi fa molto piacere. Ecco qua. Mettiamo, e la facciamo bollire un pochino. Andiamo a preparare, prontiamo le nostre burrate. Quanto è sufficiente una forchetta per rompere in questo modo. Questa è la parte finale. Se avete la burrata potete utilizzare anche le mozzarella, va benissimo. Certo, la burrata, la utilizzerò la stessa, è bella burrosa. Prendiamo le nostre fette, caldi lavo, mettiamo un pochino di zucchine, un po' di basilico, un po' di prezzemolino. La differenza tra il salvo, aspettate un attimo, sempre gli occhiali, sono diventata proprio, grazie Salvatore, grazie a te. Allora, la differenza tra il salmone affumicato e quello fresco, perché il salmone affumicato ha un sapore molto forte. In questo caso avrete un piatto molto più delicato. La polpa e la salsa hanno una cottura molto breve, quindi va bene, grazie, ti do, è gentile, se riuscite magari togliete l'aglio, eccolo, lo togliamo così non va in bocca a nessuno. Quasi pronto, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ora andremo ad assaggiare e controlleremo la salatura. Se c'è bisogno ci metteremo un po' di sale. Okay. Bene, assaggiamo. Mettiamo un po' di sale. Un pochettino di sale, non ce ne mettiamo. Oh, ci siamo. Bene, a questo punto andremo a mettere dolci della tradizione italiana. Ho fatto qualche dolce, c'è qualche mia ricetta di dolci. No, vediamo, faremo qualche altro dolcetto, va bene? Vediamo un po' che dolci posso inventarmi. Ho fatto diversi dolci. Ecco qua. Voilà. Vedete, è diventata tutta rosa. Mettiamo anche
pochino. Bene, possiamo spegnere. Prendiamo i nostri cuccheri, belli belli. E li andiamo a condire con il nostro bel sughetto. Siamo stati generosi. Li andiamo a girare per uno. Adesso aggiungiamo anche la nostra burrata. Facciamo di assorbire bene bene il sughettino. Possiamo mettere la nostra burrata. Grazie Bill, anche a te. Tiriamo per benino, diventano ancora più cremosi. Potete utilizzare questo condimento anche così com'è, cioè potete farlo anche non gratinandoli, anche servendoli direttamente così, non è necessario gratinarli. Però questo tipo di pasta così grande si presta alla gratinatura, rimane molto al dente. E quindi è ideale per la gratinatura. Ecco fatto. Bene. Vabbè. Ok, ci siamo. Adesso una spolverata di formaggio non troppo forte, non mettete formaggi forti, che è un piatto delicato. E possiamo infornare. Quindi, come avete visto, non ci è voluto molto a prepararla, è stato vicino a già pronta la beciamella, però insomma la beciamella non chiede tanto tempo di prepararla. Allora ragazzi, è una cosa veloce. Mettiamo un bello strato di formaggio e andiamo a infornare. Ok? Poi ve la faccio vedere da un pochino. Bene? Poi vediamo, grazie, vi faccio qualche altra ricettina adesso, eh? Vediamo se me la sento, se mi va. Ecco fatto. Benissimo. Eccola qua. Siamo pronti per infornare. Ci vediamo tra un po' con la nostra bella pasta gratinata. Per il momento, baci e abbracci e ci vediamo tra un pochino. Anche per altre ricette. Ciao, buona serata a tutti. Benissimo, eccoci qua. Come vedete, la nostra bella pirofila di pasta è pronta. Buonissima. È un suggerimento per i vostri pranzi, le vostre cene, la potete preparare prima. Qualche minuto in forno ben caldo a 200 gradi ed eccolo qua, un ottimo piatto. Grazie dell'attenzione e buonasera. Ci vediamo tra un pochino con altri ricette.